certo. Tempo. Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Trieste in diretta. Come sempre la nostra trasmissione si articola su tre blocchi nell'ultima parte. Oggi è mercoledì, avremo ospite la CISL con la sua trasmissione dedicata a vari argomenti di natura fiscale, normativa e assistenziale anche. Vi ricordo che quindi potrete ai nostri ospiti, che sarà il dottor Andrea Acum, che è il responsabile di uno dei centri della CISL, potrete rivolgere le vostre domande chiamandolo 043 13 993. Nella parte centrale della trasmissione avremo ospite invece il dottor Flavio Paoletti, che già conosciamo, con il quale parleremo di sanità e di iniziative legate agli anziani, alla terza età. Mentre in questa prima parte abbiamo ospite la professoressa Gabriella Valera, docente universitario che fa anche poi altre attività che adesso ci racconterà, con la quale parleremo in particolare di un festival si chiama Festa della Letteratura e della Poesia dal Mondo. Adesso approfondiremo questo argomento molto interessante. Io mi sono letto così rapidamente alcune parti della presentazione di questa iniziativa, che si è svolta tra Trieste e Duino dal 15 al 20 marzo scorsi, ed è sicuramente uno strumento, un contenitore di tante attività legate al mondo della letteratura e della poesia. Quindi, professoressa, innanzitutto buonasera. Buonasera. Se vogliamo due parole per inquadrare anche la sua professione, abbiamo detto, lei è docente universitario. Certo, io sono professore universitario di storia nel Dipartimento di Studi Umanistici, ma da molto tempo, a parte che ho sempre lavorato sul territorio per promuovere la letteratura e la cultura in vario modo, ma da molto tempo ormai, infatti questo concorso, questa festa di cui parliamo è la 12ª edizione, mi occupo particolarmente di promuovere in vario modo la cultura giovanile, e quindi ecco, ho fondato un centro internazionale di studi e documentazione per la cultura giovanile di cui sono direttore scientifico, e nello stesso tempo sono presidente di questa associazione Poesia e Solidarietà, che da tanti anni promuove. Cosa promuove? Promuove un concorso internazionale di poesia. Tutto è cominciato da un concorso internazionale di poesia chiamato Castello di Duino, e dedicato, riservato ai giovani. Riservato ai giovani, qualcuno ci domanda perché? Perché solo i giovani? Beh, volevamo fare una cosa che avesse particolari contenuti, che ci rivelasse i contenuti della cultura giovanile. Era un concorso internazionale, sin dal primo anno noi abbiamo ricevuto, il primo anno 600 testi, ma era solo il primo anno perché adesso ne riceviamo 900, 1000, più tutti i progetti scolastici, quindi è una quantità enorme di materiali da esaminare, e quindi sin dal primo anno abbiamo ricevuto tutti questi testi da tantissimi paesi del mondo, ormai siamo arrivati a toccare diciamo una novantina di paesi del mondo. E quindi allargare ulteriormente, quindi c'è anche l'aspetto tecnico, allargare ulteriormente sarebbe stato impossibile. Certo. Ecco, io vorrei fare un passino indietro e parliamo dell'associazione che promuove questa festa, questo festival, come preferisce che lo chiamiamo, è il concorso, cioè Associazione Poesia e Solidarietà. Cosa lega queste due? L'Associazione Poesia e Solidarietà è nata con questo nome dal fatto che noi ci incontriamo, il gruppo fisico dell'associazione, il gruppo di soci dell'associazione si incontrano ogni settimana, il martedì alle 18:15 a via Beccaria, così se qualcuno vuole venire sa anche l'indirizzo, per condividere pensieri, per condividere parole attraverso la poesia. Generalmente si tratta di persone che scrivono poesie, quindi leggono i loro testi, e c'è questo scambio, un laboratorio dell'anima. Io dico sempre che è un laboratorio dell'anima. E quindi abbiamo cominciato a pensare alla solidarietà, questa è la mia proposta, come linguaggio. Non si tratta semplicemente quelli, di... Certo. Cioè la solidarietà è un modo di esprimersi con l'altro. E un certo modo di esprimersi con l'altro è la solidarietà. Da qui è nato questo progetto Poesia e Solidarietà, Linguaggio dei Popoli, che si è espresso in questo concorso.
sul concorso e poi, ripeto, da qui è nato tutto. Il concorso ha cominciato a dare l'input. La cultura giovanile che vi si rivelava era una cultura molto ricca di valori. E allora un po' alla volta questi valori dovevano essere resi più visibili, non bastava dare dei premi, bisognava proprio cercare di lavorarci dentro, di lavorarci attraverso. Ed ecco che siamo arrivati ad un progetto come quello che si è espresso quest'anno, molto complesso, attraverso 6 giorni, noi amiamo chiamarla festa della poesia perché proprio per sottrarci un po' alla moda dei festival, è proprio un rendersi consapevoli della gioia che un lavoro solidale intorno alla parola può dare, questo è. E siamo passati quindi per tutta una serie di manifestazioni, c'è la mostra fotografica corredata dai versi dei ragazzi che esprime un certo linguaggio, ci sono i reading di poesia, ci sono gli ospiti invitati da fuori che fanno da padrini alla manifestazione, quest'anno c'era un poeta rumeno molto interessante che si chiama Ștefan Damian. C'è una parte invece scientifica dedicata al tema del plurilinguismo, perché essendo un concorso davvero internazionale, qui poi aprirò una parentesi sulla giuria, chiaramente il tema del linguaggio, della traduzione, del passare da una lingua a un'altra è un tema molto sentito. E poi abbiamo fatto quest'anno, ormai da tanti anni promuoviamo le letture attraverso un premio Nobel. Quest'anno il premio Nobel del 15 era la Svetlana Aleksijevich, dove c'è questo tema dei giovani, dei ragazzi di zinco, dei ragazzi che vanno a combattere trascinati dall'idea di essere eroi e poi tornano in bare di zinco o semplicemente impazziti. Certo, certo. Ecco. Mi ha colpito il fatto che lei mi ha detto rivolta in particolare ai giovani. E so perché? Perché più di una volta, anche recentemente, qui a Trieste in diretta, abbiamo avuto ospiti dei ragazzi, triestini piuttosto che delle altre parti della regione, che scrivono poesie. Ragazzi anche molto giovani, 18, 20, 22 anni. Certo. E questo mi ha colpito perché noi siamo magari abituati a considerare le generazioni più giovani di oggi come così molto superficiali da tanti punti di vista, no? Legate magari all'informatica, legate ai social network, dove girano spesso e volentieri messaggi così anche molto banali, molto così terra terra, no? Potremmo dire. E invece scoprendo poi i ragazzi che comunque fanno una vita assolutamente normale, non sono come poteva essere, che so, un Leopardi piuttosto che qualche altro autore del passato, così magari chiusi in proprie nicchie di vita staccate dal resto del mondo, fanno una vita quotidiana, quindi vanno a scuola, girano con i loro amici, si divertono, vanno a ballare, vanno in discoteca, eccetera. Eppure poi hanno anche dei momenti così introspettivi, potremmo definirli, e riescono a fissare sulla carta pensieri e altri loro stati d'animo molto profondi. Bisogna aggiungere che non si tratta soltanto dei pensieri e degli stati d'animo, ma si tratta di proiezioni sul mondo, perché non è, cioè, si pensa che la poesia sia solamente un qualche cosa di emotivo. No, si tratta di pensieri e di proiezioni sul mondo. Quindi quando io parlo di cultura giovanile a tutti i livelli, perché poi sono diversi i linguaggi con cui i più giovani si esprimono, le generazioni precedenti hanno meno dimestichezza con questa, adesso naturalmente poi le cose non bisogna mai schematizzare, ma comunque con questa contaminazione di linguaggi. Ma la contaminazione dei linguaggi è qualcosa di molto interessante perché ci rimanda verso la complessità del mondo, ci rimanda anche verso la complessità dei processi cognitivi. La conoscenza non avviene solamente attraverso la scrittura o attraverso la vista o attraverso l'udito, la conoscenza avviene attraverso la sintesi. Quindi è molto importante riuscire a comprendere questo e riuscire davvero a stabilire dei confronti intergenerazionali anche, o interculturali o interpersonali, che siano rispettosi, cioè convinti, consapevoli dei valori che ciascuno porta nel dialogo, nell'incontro. E anche tra i diversi linguaggi
Ogni linguaggio porta i suoi valori, anche nelle diverse tecniche, anche nei diversi luoghi di espressione, non ultimo i social network. Ci sono degli aspetti che naturalmente sono banali, ma ci sono degli aspetti di socializzazione dei propri bisogni, dei propri modelli culturali, che sono, io seguo un po', non lo faccio molto perché chiaramente non ho molto tempo di usare il Facebook o i social network, però seguo alcuni ragazzi e mi accorgo di quanto ci sia di importante in tutto questo. E allora tutto questo scambio, questa contaminazione, questo incontro, questo dialogo, trasformare in dialogo tutto quello che è incontro e contaminazione. Questo è un po' anche il senso del nostro lavoro. Dicevo prima che il nostro concorso è veramente internazionale e facevo cenno alla giuria. Noi abbiamo una giuria di 23-24 giurati, non posso neanche citarli tutti perché altrimenti se ne andrebbe la trasmissione, che sono tutti o poeti o critici letterari e che leggono le lingue, naturalmente non tutti leggono tutte le lingue, ma tutte le poesie mandate dai ragazzi vengono valutate in prima istanza da un giurato, uno o due giurati che le leggono in lingua originale. Quindi da questo grande mucchione di poesie, vengono poi selezionate una rosa di finaliste in base appunto a questa valutazione anche in lingua originale e vengono poi tradotte tutte quante in italiano perché tutta la giuria deve contribuire, certo, a costruire poi la rosa dei vincitori. Chiaro, quindi il giovane che vuole partecipare da un paese straniero manda nel suo testo, nella sua lingua madre, senza accompagnarla, che so, con la traduzione in inglese. Noi chiediamo che ci sia la traduzione, però comunque la poesia viene letta e qualche volta viene mandata la traduzione, qualche volta no, la poesia comunque viene letta in lingua originale. Certo, ecco. Immagino che i giurati, per anche così valutare il lavoro, debbano un attimino di ciascun poeta, di ciascun partecipante, debbano magari contestualizzare la vita che fa questa persona nel suo paese, perché uno può venire da un paese ricco, diciamo così, dell'Europa e uno magari arriva dall'Africa piuttosto che dall'Oriente. A parte questo aspetto, che forse non è così forte, quello che è forte sono i canoni che stanno dietro, cioè il lirismo della poesia italiana del Novecento non lo si trova certamente in Nigeria, che ha altri canoni culturali, o nell'Iraq o nel Pakistan. Sì, ma più dei canoni, io forse mi riferivo al contesto di vita, no? C'è chiaro che uno che magari certo sta a Baghdad, che gli arrivano le bombe in testa, certo, non c'è è il contesto uguale di vita a uno che sta, che so, in una cittadina austriaca, tranquillo, sereno, a guardarsi le montagne. No, ma certo, c'è il contesto di vita che incide sui contenuti dei testi, ma c'è anche proprio una cultura letteraria diversa che incide sulle modalità in cui un testo viene prodotto. E quindi è chiaro che il giurato che conosce la storia letteraria di quel paese perché conosce la sua lingua ha la capacità di valorizzare anche quel contesto culturale da tutti i punti di vista. E quindi è un discorso molto complesso che riguarda proprio le culture e le culture di questi giovani che noi siamo abituati a considerare giovani globali, ma che sono giovani fortemente legati al loro essere in un luogo, in uno spazio e nello stesso tempo al loro essere in rapporto col mondo. E quindi il discorso che emerge è un discorso estremamente importante. Io parlo di una vera e propria poetica della cultura giovanile, come se i giovani, questo livello, naturalmente si tratta sempre di una selezione di giovani, di quella parte di giovani del mondo che hanno la possibilità di scrivere, di avere una cultura, sì, di, chiaro, quindi di essere non bisogna mai, non bisogna mai generalizzare. E però insomma si esprimono attraverso questo potenziale creativo e questo potenziale creativo immagina un mondo, ci rappresenta un mondo e quindi, certo, è molto importante che noi impariamo, che noi tutti, no, non dico chiaro, solamente le generazioni, ma che tutti si impari a dialogare
con questi modelli. Certo. Siccome questi modelli invece vengono sempre considerati subcultura. La parola giovani è molto generica, che fascia di età parliamo? Allora, per il concorso noi abbiamo come fascia di età da 0 a 30 anni, nel senso che il concorso comprende diverse sezioni, c'è una sezione per giovanissimi, fino a 16 anni di età, dove praticamente possono partecipare tutti, anche i più piccoli, però vengono selezionati per menzioni d'onore secondo le fasce di età. Invece da 16 anni in su partecipano a pieno titolo e quindi lì tra questi si scelgono i premiati, quelli che ricevono il primo, il secondo, il terzo premio, le targhe, certo, le segnalazioni, e vengono pubblicati poi questi ragazzi che vengono segnalati in un libro edito dalla Hibiscus Editrice Risolo, che rinuncia ai suoi proventi perché poi tutto quello che ricaviamo lo diamo alla Fondazione Lucchetta, proprio per mettere in rilievo questo tema, poesia e solidarietà, linguaggio dei popoli, un modo di parlarsi. E quindi vengono pubblicati in un libro, vengono registrate, tutte le poesie vengono registrate in lingua originale in un DVD che accompagna il libro è italiano e inglese, ma vengono registrate anche nella loro lingua originale, in modo che questo senso delle lingue, del rispetto per le lingue madri, venga conservato. Certo, cioè, è una, mi pare che proprio fosse il 20 marzo l'anniversario della morte di uno di Mila Hrovatin, uno dei cineoperatori, sì, a cui è dedicata la fondazione. Certo. È una casualità che il festival sia finito? Sì, è una casualità. In realtà questa festa e questa premiazione del concorso noi la poniamo sempre intorno al 21 marzo. Dico intorno perché la domenica non capita sempre, no, il 21 marzo, chiaro. Quest'anno capitava il 20, perché il 21 marzo è la festa della poesia mondiale, della poesia segnalata dall'UNESCO. Infatti noi abbiamo, ecco, questo volevo arrivare, no, visto che appunto avete il patrocinio dell'UNESCO, sì, che quindi su quali basi, quali caratteristiche ha trovato in questa festa, in questa iniziativa, per dire do il patrocinio, che insomma l'UNESCO è una cosa di cui patrocinio si ambisce, tante città ambiscono, sì, tanti eventi ambiscono a questo prestigioso riconoscimento. Sì, noi lo abbiamo sin dal primo anno, ma credo che sia l'assoluto valore della manifestazione, la sua internazionalizzazione, l'impegno appunto al rispetto delle lingue madri, i contenuti del progetto, che poi ha anche un suo output, cioè non si ferma ad essere concorso o festa della poesia e della letteratura, ma ha dato luogo poi al crearsi qui a Trieste di un forum mondiale dei giovani intitolato Diritto di Dialogo, che è promosso dalla stessa Associazione Poesia e Solidarietà e patrocinato dal Centro Studi. Diciamo che la responsabile rimango sempre io, quindi porto avanti questo discorso sulla cultura giovanile in senso completo. E quindi chiaramente tutto questo non può non aver colpito l'UNESCO e il progetto che io presento è su questa base. D'altra parte vengono coinvolte anche le scuole, cioè noi abbiamo appunto accanto alla sezione che dicevo, giovanissimi e poi meno giovani, abbiamo una sezione per i progetti scuola. Infatti siamo ormai arrivati a dover fare tre premiazioni separate per il numero di persone che vengono. Noi facevamo prima tutta la premiazione al Castello di Duino e a un certo punto c'era una tale calca che non potevamo più lavorare. Quest'anno abbiamo avuto la premiazione dei gruppi progetti scuola con un centinaio di ragazzi venuti dalla Macedonia, dalla Spagna, insomma, da varie città italiane, dalla Polonia. Poi abbiamo avuto la premiazione di giovanissimi nella sala consiliare ed erano anche qui un centinaio di ragazzi venuti da varie parti dell'Europa e del mondo, persino dall'Etiopia, e poi abbiamo avuto la premiazione al Castello di Duino, dove abbiamo avuto altrettanti, 150, non so perché la sala era piena, con persone in piedi, e quindi anche qui abbiamo avuto tutte queste persone dal Nicaragua, dal Giappone. Quindi c'è questo respiro di gioia, di gioia che accoglie i giovani, perché poi
Io sono la responsabile di questo progetto, faccio anche, presento anche le diverse manifestazioni e io non sono una presentatrice, io sono una persona che insegna all'università, che fa ricerca scientifica, che scrive poesie e che si occupa di poesia. E il mio modo di parlare di poesia è quello che vedete qui, è quello pieno di calore, di gioia, di sorriso, e questo non può non trasmettersi ed è d'altra parte il riflesso di quello che succede. Quindi io sento parlare di felicità quando vengono tutti questi giovani, sento parlare, certo, di felicità. Certo. Queste centinaia di partecipanti come vengono invitati? Attraverso quali canali voi diffondete a livello mondiale questa iniziativa e allora, come ricevete le adesioni? Abbiamo diversi canali. Diciamo che l'inizio è stato ovviamente più difficile, abbiamo cominciato a scrivere a tutte le università del mondo, io ricordo abbiamo spedito circa 7.000 mail il primo anno. Poi un po' alla volta le cose si sono diventate più facili perché abbiamo il patrocinio del Ministero degli Esteri. Il Ministero degli Esteri ci aiuta per la diffusione perché fa circolare attraverso i suoi indirizzari, attraverso gli istituti italiani di cultura che a loro volta hanno i loro indirizzari, quindi anche questo. E poi ci sono il Pen Club, i centri UNESCO che sono diffusi in tutto il mondo. E poi ci sono varie associazioni che naturalmente appoggiano, ci sono varie partnership che aiutano a fare la diffusione e quindi tutto questo diventa... Ci sono i ragazzi stessi che si passano parola, certo, perché, certo. E quindi questo dà grande forza, chiaro, alla manifestazione e quindi arrivano tanti materiali e nei tanti materiali si selezionano delle cose veramente buone, veramente, certo, certo, straordinarie a volte. Invece per venire fisicamente a partecipare, magari ci sono ragazzi che arrivano da parti, che vivono in parti del mondo dove veramente magari non hanno le risorse economiche necessarie per affrontare un lungo viaggio. C'è qualche agevolazione da questo punto di vista? Allora, abbiamo molte agevolazioni per gli alloggi, perché siamo aiutati. E quindi abbiamo una partnership con la Federalberghi e quindi noi riusciamo ad ospitare le persone che vengono gratuitamente. Le persone, i viaggi non riusciamo a coprirli, in realtà chi vince il primo, il secondo e il terzo premio ha un premio in denaro, quindi può in qualche modo aiutarsi col premio, però facciamo molto lavoro di raccomandazione, nel senso che facciamo delle lettere di invito molto approfondite se qualche ragazzo vuole chiedere a qualche istituzione locale una sponsorship. Quindi cerchiamo di aiutare in questo modo. Il fatto che il concorso abbia il patrocinio dell'UNESCO, tutta una serie di appoggi, del patrocinio del Ministero degli Esteri, naturalmente rappresenta e che abbia questa buona fama, perché ormai il concorso è diventato una cosa molto importante. L'UNESCO lo ha segnalato un anno come la cosa migliore che sia stata prodotta per la cultura giovanile, per la poesia giovanile nel mondo, quindi ha una buona fama, quindi alcuni riescono ad ottenere le sponsorship. Il vero punto debole sono l'ottenimento dei visti. Per lo più i ragazzi riescono ad ottenere i soldi per viaggiare, non tutti naturalmente, non tutti anche si muovono perché sono viaggi lunghi, perché devono studiare, perché devono lavorare e così, ma quello che è difficile ottenere sono i visti. Pensi che c'è il caso di una ragazza che viene dal Botswana che ha ottenuto i soldi e le hanno dato il visto, ma glielo hanno dato a partire da lunedì. Quindi lei è qui oggi, io la incontrerò domani probabilmente per darle la sua targa. E queste sono pure follie, naturalmente, sono follie del potere, certo, io dico, certo, che pur di affermarsi come potere mette i bastoni tra le ruote purtroppo, alle persone. Allora questa cara, veniva dal Botswana, cioè non è da un... per lei è un grandissimo... Sì, sì, sì. Significato, infatti è comunque partita perché in ogni caso aveva un biglietto pagato e quindi si è fatta questo viaggio, però è assurdo che non abbia potuto partecipare alla festa, certo, di tutti, non abbia potuto incontrare gli altri. Quindi questo è il punto debole e anche qui noi facciamo tanto lavoro, ci mettiamo in contatto con le ambasciate, scriviamo le lettere di invito.
scritto, che sono lettere in cui tra l'altro ci si impegna una serie di cose. Io fanno le ricerche su di me con la Digos, perché io scrivo queste lettere, cioè sono situazioni sensibili, no? Ci troviamo in un mondo molto difficile, però lo facciamo. Questo comunque a prescindere che l'invitato o l'invitata sia maggiorenne o minorenne, a prescindere. Quando sono minorenne, chiamiamolo così, vanno fatti per tutti e vengono verificati. I minorenni naturalmente vengono accompagnati dai genitori e noi ospitiamo sia il ragazzo, certo, l'accompagnatore. Un aggravio di costi, noi diamo, sì, noi diamo, sì, cerchiamo di coprire il più possibile lavorando e dando quello che ci è possibile dare. Insomma, mediamo tra i costi che impegniamo noi e i costi che impegnano loro. Certo. Perché poi invece per il forum, dicevo, quando organizziamo il forum, qui i ragazzi vengono a fare un vero e proprio lavoro, cioè vengono a portare delle relazioni, dei paper, allora copriamo più costi. Certo, vedevo il tema di quest'anno, come si ricordava, il gesto e la genesi. Sì. Ecco, per la prossima edizione state già proponendo un tema, state ancora pensando, quando iniziate? Perché succede questo, che adesso ci sono queste poesie e naturalmente queste poesie verranno pubblicate nel libro, le poesie dei vincitori, dei segnalati. E per essere pubblicate nel libro vengono rilette, ritradotte, rimesse a posto e io in particolare le studio per scrivere un'introduzione degna di quello, certo, che loro hanno chiaro. Prodotto. Non è semplicemente una presentazione così, ma deve veramente tirar fuori. Ed è generalmente in questo momento, quando io scrivo l'introduzione, che emerge il nuovo titolo, il nuovo tema, perché emerge proprio come continuità. Devo dire che quest'anno abbiamo anche, io non le ho ancora viste perché ero impegnata in altre cose, ma un nostro giovane socio che si occupa della parte dei video ha fatto delle interviste ai giovani che avevano partecipato, certo, e probabilmente questi avranno dato l'input per un nuovo tema. Dovrò vedere, certo. Ma non l'ho ancora pensato, è troppo presto. Certo, benissimo. Comunque ci rivediamo allora a questo punto. Ci rivediamo, punto, certo. Intorno al 20 marzo del prossimo anno oppure certo, per il forum intorno all'inizio di ottobre, certo, di certo, quest'anno. Certo, benissimo. Allora grazie alla professoressa Gabriella Valera, finisce qui la...